Lecce News 24. Politica, cronaca, sport. L'informazione 24 ore. Cari amici di Lecce News 24, bentrovati. Matrimoni finti per ottenere il permesso di soggiorno. È scattata alle prime luci dell'alba l'operazione Happy Marriage, che ha portato a 6 arresti totali, anche se 9 sono i casi accertati. Per cosa? Per reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari attraverso la predisposizione di falsa documentazione attestante la sussistenza di matrimoni risultati inesistenti, utilizzati al fine di ottenere il permesso di soggiorno. Le indagini erano iniziate già nel 2009 mettendo al vaglio la documentazione dell'ufficio immigrazione. Tra gli arrestati un giovane avvocato leccese, Gianluca Starace, ritenuto il principale promotore dell'attività illecita. Era infatti proprio lui a mettere a disposizione documenti di identità fraudolentemente acquisiti grazie alla sua stessa professione di persone ignare, alcune delle quali già felicemente sposate con figli e che di punto bianco si ritrovavano coniugate con cittadini extracomunitari clandestini di origine magrebina. Le vittime della truffa avevano avuto rapporti con l'avvocato in seguito a delle testimonianze rilasciate per un incidente avvenuto tempo fa a un bambino e per cui la madre aveva intentato una causa contro l'amministrazione comunale. È facile immaginare lo stupore delle persone quando sono venute a conoscenza del fatto, ma a testimonianza della cattiveria e del raggiro con cui hanno agito i truffatori, i poliziotti hanno raccontato perfino il caso di una ragazza in tutela dalla zia per deficit psichico, alla quale è stato fatto credere di essere realmente sposata con un extracomunitario e che magari lui ne fosse anche innamorato. Il GIP Carlo Cazzella ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'avvocato Gianluca Starace e per i 5 diretti interessati. Lecce News 24. E sentiamo ora le dichiarazioni del questore di Lecce Antonio Cufalo. Abbiamo solo la consapevolezza di avere portato a compimento una interessante e importante operazione di polizia giudiziaria sotto la direzione della Procura della Repubblica, che ha fatto luce su un episodio etico di grande malcostume, che sicuramente denuncia una situazione di grave illegalità alla quale abbiamo posto rimedio. Assolutamente le indagini proseguono, non siamo in condizione di poter dire quanto sia esteso, non v'è dubbio però che nel prosieguo delle attività possano emergere altri analoghi casi. I controlli sono serrati, sono fitti, sono capillari e riguardano non soltanto le attività che conseguono agli sbarchi dei clandestini, ma anche le attività che sono connesse alla loro regolarizzazione sul territorio nazionale. Proprio da queste attività è venuto fuori questa indagine che sicuramente ha offerto uno spaccato di grande interesse sotto il profilo investigativo. Lecce News 24. E voltiamo pagina per passare alla politica. Presentato il rapporto degli ultimi 12 mesi dell'operato dell'assessorato. Vediamo il servizio di Giorgio Ruggeri. Presentata stamattina dall'assessore al turismo, marketing territoriale e sviluppo rurale della provincia di Lecce, Francesco Pacella, il rapporto sulle iniziative di promozione del territorio che sono state intraprese negli ultimi 12 mesi grazie ad un protocollo d'intesa che l'ente provincia ha sottoscritto insieme a Camera di Commercio e APT Lecce per programmare una serie di iniziative congiunte, proseguendo un cammino che la provincia ha intrapreso sin dal 1998. Il periodo in questione ha visto incrementarsi l'affermazione del fenomeno del turismo nel nostro territorio, percepibile dal costante aumento delle presenze turistiche, ma anche dall'accresciuta consapevolezza che il Salento intero ha acquisito riguardo alle proprie potenzialità di sviluppo. Gli obiettivi dell'intesa sono quelli di diversificare l'offerta turistica salentina, passando ad una fase di promo-commercializzazione, grazie ad una piena valorizzazione delle risorse, e di attivarsi per migliorare ancora di più la qualità dei servizi. In particolare l'azione è stata rivolta alla partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore e l'organizzazione di eventi in Italia, all'estero e sul territorio. Lecce News 24. Si è conclusa ieri a Surbo la Sagra della Piscialetta, ospiti d'eccezione il cast del Modù. Sentiamo due battute che ci siamo scambiati con Uccio De Santis e vi ricordiamo che tutto l'approfondimento è su Lecce News 24 nello speciale 24. Finalmente siamo riusciti a beccarlo, Uccio De Santis a Surbo. Per la sagra! Per la sagra, per la terza volta o la seconda terza volta, è cambiata la location, però la gente e l'affluenza c'è, bellissima. E poi questo nostro spettacolo nuovo, festeggiamo i 10 anni di Modù, non potevamo non passare da Surbo. E perché sai, partecipando a queste feste dove comunque ci sono le crepe, ci sono i panini, ci sono le specialità del posto, tipo la pisciarella si dice. Piscialetta. Piscialetta oggi, insomma, non puoi non gustare queste cose così buone.
quindi ne approfitti prima e dopo, immagino un po' come ritorniamo noi. Infatti alla fine dell'estate, per fortuna durante lo spettacolo smaltiamo un po', però alla fine del spettacolo dell'estate abbiamo preso i nostri 4-5 kg, abbiamo preso. Ci anticipi qualcosa dello spettacolo? Beh, una cosa bella, una chicca bella è tutto il 700 cucito con queste barzellette, quindi re, regina, principe, principessa. Capitanuncino non è potuto venire perché è morto. Tu mi dovresti chiedere com'è morto Capitanuncino. Com'è morto Capitanuncino? E se hai fatto il bidet con la mano sbagliata? Questa è una cosa che diciamo nello spettacolo, insomma. E quindi, e poi ovviamente non mancano i carabinieri, non mancano i medici. E poi la cosa bella, abbiamo Valerina De Fano per la prima volta nella nostra tournée estiva. Quindi veramente uno spettacolo da non perdere. E non ce lo perderemo, ovviamente. Ciao. Lecce News 24. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Hai controllato la tua caldaia? Il caldo del tuo impianto è sicuro? Se la tua caldaia è ubicata nel territorio provinciale di Lecce, per il biennio 2010-2011, i responsabili degli impianti termici sono tenuti ad effettuare le operazioni di controllo e manutenzione. La provincia di Lecce ricorda che la corretta manutenzione dell'impianto migliora l'efficienza energetica e contribuisce alla protezione dell'ambiente. Campagna di sensibilizzazione a cura della provincia di Lecce, assessorato alle politiche energetiche. Per maggiori informazioni www.provincia.le.it. Archivia, elabora, digitalizza www.memar.it. I said maybe you will come over to this place. Then let me show you an effect of capitalism. Fooling the people and turning downtown into prison. It's ruled by God with bad ambition, yeah. I said we don't need your so-called elegance. You're well packed into cellophane. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada. Lecce News 24. E come sempre concludiamo con lo sport. Arriverà una punta, queste le parole del presidente Semeraro. Ascoltiamolo in conferenza stampa. Il nostro interesse c'è sempre per Marilungo, però se la Samp non sblocca la situazione, noi non ci possiamo fare niente. Stiamo guardando anche altrove e per capire cosa fare, perché non vogliamo arrivare all'ultimo giorno, vorremmo prendere un giocatore di esperienza. Marilungo non ha fatto tanta Serie A, ma conosce molto bene la squadra. Ci sono altri giocatori da cui il Lecce sarà accostato, come Antenucci, devo dire anche Chevanton. Vorremmo valutare bene la situazione. Se diciamo, ma se arrivasse Marilungo o un attaccante di esperienza, sicuramente potremmo andare a guardare senza troppi patemi d'animo di cercare qualcuno giovane che possa essere il quarto attaccante, che possa crescere dietro i nostri attaccanti. Lecce News 24. E finisce qui il TG di quest'oggi. Grazie per essere stati con noi. Da Sofia Marzano, Lecce News 24. Lecce News 24. Politica, cronaca, sport. L'informazione 24 ore. Sash. I speak Sash. Sash. Do you speak Sash? Yeah! Sash è a Lecce, Maglie, Galatone, Martano, Galatina, Gallipoli, Shopping Center Bari Blu Trigiano, Ipercop Surbo.